Signore e signori, buon pomeriggio. Inizierò la mia esposizione riferendomi all'attuale contesto strategico che è frutto degli eventi che hanno caratterizzato lo scenario internazionale dal termine del secondo conflitto mondiale sino ad oggi. Nel 1945, alla fine della seconda guerra mondiale, l'Unione Sovietica, anziché smobilitare il proprio imponente apparato bellico, lo mantiene pressoché inalterato, suscitando apprensione nel mondo occidentale. E l'inizio di quella che sarà poi definita guerra fredda si può far risalire al famoso discorso pronunciato da Winston Churchill nel 1946 all'Università di Fulton, nel Missouri, alla presenza del presidente americano Harry Truman. Lo statista britannico dichiara: da Stettino nel Baltico a Trieste nell'Adriatico, una cortina di ferro è scesa attraverso il continente. Dietro questa linea giacciono tutte le capitali dei vecchi stati dell'Europa centrale e orientale. Il mondo è ufficialmente diviso in due blocchi. Due blocchi caratterizzati da modelli politici, sociali ed economici opposti. Nel 1949 il timore di un possibile terzo conflitto mondiale induce i paesi occidentali a creare un'alleanza difensiva, la NATO. A loro volta i paesi del blocco comunista creano nel 1955 il Patto di Varsavia. Chi non è schierato in uno dei due blocchi farà parte da questo momento dei cosiddetti paesi neutrali, detti anche non allineati o terzomondisti, e il termine terzo mondo nasce in questa circostanza. Successivamente, agli inizi degli anni 80, la crisi dell'Unione Sovietica porta nel 1985 all'elezione a segretario generale del Partito Comunista Sovietico di Mikhail Gorbaciov, che lancia tre parole d'ordine: glasnost, perestroika e uskorenie. Glasnost, trasparenza; perestroika, ristrutturazione; uskorenie, accelerazione dello sviluppo economico. Parole d'ordine che avrebbero dovuto avviare la riforma del sistema sovietico, superando l'ottica dell'economia centralizzata e pianificata. Ma la riforma non è successo e ben presto nell'Unione Sovietica e nei suoi paesi satellite si verificano manifestazioni di protesta che hanno il loro apice con il crollo del muro di Berlino. Crollo del muro di Berlino che rappresenta lo spartiacque tra due modi di concepire la sicurezza e le relazioni internazionali. Se prima tutto è incentrato e ingessato sulla logica dei blocchi, dal novembre del 1989 il mondo si rimette in movimento. La moltiplicazione, la diversificazione e la complessità dei nuovi scenari incidono profondamente sui rapporti internazionali. Il riemergere degli stati sovrani e delle rivendicazioni nazionali mettono in seria crisi le organizzazioni internazionali e regionali, organizzazioni in palese difficoltà a gestire i catastrofici eventi politici e umanitari che si verificano in Kuwait, in Somalia, in Ruanda e nei Balcani. A ciò si aggiunge, l'11 settembre 2001, la comparsa del terrorismo internazionale. Il mondo diventa così più imprevedibile e pericoloso a causa di focolai di instabilità e di crisi causate da fattori etnici, sociali e religiosi, in concomitanza all'assenza di tolleranza e al continuo ricorso allo scontro. È chiaro che nessuna delle organizzazioni esistenti, né tantomeno nessuna nazione agendo unilateralmente, è in grado di far fronte a una tale situazione. C'è quindi la necessità di una gestione globale coordinata con le Nazioni Unite. In siffatto contesto, la possibilità per il mondo occidentale di sopravvivere e avere voce in capitolo in futuro dipenderà dalla sua capacità di gestire la ripartizione globale del potere, di stimolare i propri cittadini con nuove motivazioni, di far fronte alla volatilità del sistema internazionale e di creare una zona di interessi comuni e responsabilità condivise, una zona non diretta contro alcuno, ma aperta a tutti coloro che condividono i valori occidentali rappresentati da democrazia, giustizia, libertà e rispetto dei diritti umani. È probabile che nei prossimi 10-20 anni nessuna nazione, sia che si tratti degli Stati Uniti, della Cina o della Russia, sarà una potenza egemonica, ma
assisteremmo a un incremento del ruolo asiatico nell'economia globale. E due aspetti caratterizzeranno probabilmente questo nuovo periodo: un notevole incremento demografico e la richiesta crescente di cibo, acqua ed energia. Tra i paesi emergenti, oltre ai BRICS, acronimo che sta per Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica, ulteriori potenze regionali, quali Messico, Indonesia, Nigeria e Turchia, avranno un ruolo sempre più pregnante nell'economia mondiale, mentre le economie di Europa, Stati Uniti e Giappone paiono avviate a una lenta recessione. E mentre diminuiscono i conflitti internazionali, si sta purtroppo assistendo a un preoccupante incremento dei conflitti interni agli Stati nazionali. E l'Europa cosa fa in si fatto contesto? Beh, mi sia consentita una breve digressione storica in merito all'Europa. La parola europeo compare per la prima volta nel Chronicon del monaco Isidoro Pacensis, il cronista della battaglia di Poitiers. Europenses, europei, sono definiti i soldati di Carlo Martello che a Poitiers arrestano l'avanzata degli arabi. E due sono i passaggi del cronico che ci interessano. Nel primo, gli europenses, gli europei, osservano, scrutano le tende degli arabi non sapendo che sono tutte vuote. Gli arabi hanno infatti evacuato nottetempo l'accampamento. Nel secondo passaggio, gli europenses, gli europei, dopo essersi divisi equamente spoglie e bottino, rientrano lieti in patria. Abbiamo quindi un preciso riferimento storico e geografico, ma esiste anche il mito di Europa. Europa, la principessa Fenicia, figlia del re dei Fenici, Fenicia che corrisponde grosso modo all'attuale Libano. Bene, Europa scende in spiaggia con le ancelle, Zeus, dall'alto dei cieli, la vede, se ne invaghisce, assume le sembianze di un possente e mite toro bianco e appare come per incanto sulla spiaggia. L'Europa si sente irresistibilmente attratta da questa visione e sente il desiderio irrefrenabile di salire in groppa al toro, ma non appena lo fa, il toro si lancia in mare, attraversa il Mediterraneo e giunge sull'isola di Creta, dove rivela la sua identità. Europa diviene l'amante di Zeus e insieme generano tre figli. Uno dei tre, Minosse, diverrà re di Creta e darà vita alla prima cultura evoluta europea, la civiltà minoica. Nel frattempo, alla ricerca della principessa, partono i fratelli di Europa. Uno dei tre, Cadmo, giunge nella Grecia continentale, fonda la città di Tebe, portando dalla Fenicia l'alfabeto e le arti. Cosa rappresenta il mito d'Europa? Rappresenta chiaramente un movimento di civiltà da Oriente a Occidente. E il nome Europa, dato ai nuovi territori occidentali, riflette tale spostamento. L'etimo della parola Europa ha infatti una radice fenicia che significa occidente. Esistono numerose rappresentazioni del ratto di Europa, tra le più famose quella del Tiziano, quella del Tiepolo, quella splendida del Veronese. Il dipinto che vi propongo è opera di un pittore veneziano, Andrea Medolla, detto lo Schiavone, un pittore della metà del XVI secolo. Nel dipinto si vede Europa che si lascia trasportare docilmente dal toro verso il futuro, verso un nuovo destino, un'Europa incurante dei richiami dell'ancella. Ma torniamo dal mito alla realtà. Cos'è l'Europa nel 1945 al termine della Seconda Guerra Mondiale? È un continente devastato, città rase al suolo, più di 35 milioni di morti. Ma la distruzione non è solo fisica, è anche politica, morale e sociale. Istituzioni per noi oggi scontate come governo e polizia sono evanescenti, scuole, ospedali, mezzi di comunicazione sono allo stremo, il cibo è limitato, la legge dominante è la sopravvivenza. L'Europa è un continente in crisi, costretta a chiedersi se avrà ancora un peso nel futuro del mondo, e questo dopo che, secondo la brillante formulazione del filosofo svizzero Denis Rougemont, l'Europa ha scoperto tutte le terre della Terra, ma non è mai stata scoperta. Essa ha dominato i continenti, uno dopo l'altro, senza mai essere stata dominata da alcun di essi, e ha creato una civiltà che il resto del mondo ha cercato di imitare o è stato costretto a replicare senza che sia mai avvenuto il contrario. Non si può quindi parlare della storia del mondo orfana
dell'Europa e della sua cultura, una cultura che Goethe ha definito prometeica, un'attività incessante di estrarre il mondo dall'inerzia e di fare del mondo un oggetto di indagine critica e di azione creativa. E veniamo agli ispiratori del progetto europeo. Nel 1941, nell'isola di Ventotene, un gruppo di intellettuali inviati al confino dell'isola redige il Manifesto di Ventotene. Si tratta di Altiero Spinelli, di Ernesto Rossi, di Eugenio Colorni e di Ursula Eschner. Ernesto Rossi nel 1944 scriverà gli Stati Uniti d'Europa, anticipando di fatto analoga iniziativa di Winston Churchill presentata a Zurigo nel 1946. A Robert Schuman si deve invece la Dichiarazione di Parigi del 1950, la scintilla da cui scaturirà l'attuale Unione Europea. E veniamo alla proposta di Winston Churchill, fatta a Zurigo il 19 settembre del 1946. Cosa dice Winston Churchill? Dobbiamo ricreare la famiglia europea in una struttura regionale che potremmo chiamare gli Stati Uniti d'Europa, e il primo passo concreto sarà la formazione di un Consiglio d'Europa. Se all'inizio non tutti gli Stati sono desiderosi o sono in grado di aderire all'Unione, noi dobbiamo in ogni caso procedere a riunire e organizzare tutti quegli Stati che vogliono e possono farlo. Mentre la dichiarazione di Robert Schuman, fatta a Parigi il 9 maggio 1950, e il 9 maggio, ricordo, è la giornata dell'Europa, è la festa dell'Europa. Cosa dice Schuman? L'Europa non è stata fatta, abbiamo avuto la guerra. L'Europa non si farà in una sola volta, né sarà costruita tutta assieme, ma si farà tramite delle realizzazioni concrete, creando innanzitutto una solidarietà di fatto. Il governo francese propone di mettere l'insieme della produzione franco-tedesca di carbone e d'acciaio sotto un'alta autorità comune. E veniamo alla roadmap, alla tabella di marcia. A seguito della dichiarazione Schuman del 1950, col Trattato di Parigi del 1951, viene creata la CECA, la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, e viene proposta la creazione della CED, la Comunità Europea di Difesa. Sarebbe, in parole povere, il tanto vagheggiato, tuttora in nostri giorni, il tanto vagheggiato esercito europeo, che non ha mai visto la nascita. La CED viene proposta dai francesi, va bene, gli altri sei membri, gli altri cinque membri della CECA, oltre ai francesi, la CECA è costituita da italiani, tedeschi e tre paesi del Benelux, Belgio, Olanda e Lussemburgo, quindi gli altri cinque paesi che facevano parte della CECA erano estremamente favorevoli all'iniziativa, ma la Francia ha proposto l'iniziativa nel 51, il Senato francese nel 54 la bocce, quindi a fianco a CECA, vedete una crocetta, sta per iniziativa defunta. Col Trattato di Roma del 57 viene creata la Comunità Economica Europea e la Comunità Europea dell'Energia Atomica, l'Euro. Col Trattato di Schengen del 1985 si addiviene alla libera circolazione di persone, capitali, beni e servizi. Col Trattato di Maastricht del 92, quella che era nata come un'organizzazione essenzialmente commerciale e economica era divenuta col tempo un'organizzazione attiva di una serie svariata di settori che andavano dagli aiuti allo sviluppo alla politica ecologica. Ecco, per riflettere tale cambiamento, nel 1993 non esiste più la CE, ma esiste l'Unione Europea. Col Trattato Costituzionale di Roma del 2004 viene finalmente proposta una Costituzione. Costituzione che fino a quel momento mancava. Quindi c'è questa Costituzione che prevede, tra l'altro, uno degli aspetti salienti è la creazione di un Ministero degli Esteri e la creazione della figura del Ministro degli Esteri, di colui che avrebbe finalmente parlato con voce unitaria a nome di tutti gli Stati membri dell'Unione Europea. Nel 2004 erano 25 gli Stati membri dell'Unione Europea, nel 2007 si aggiungeranno altri due Stati, la Bulgaria e la Romania, e nel 2011 aggiungere la Croazia, arrivando ai 28, che adesso sono 27 con la dipartita del Regno Unito. Bene, i 25 Stati membri del 2004 firmano tutti questo trattato costituzionale di Roma, ma l'anno successivo, 2005, prima la Francia e poi l'Olanda hanno
la brillante idea di indire un referendum. Referendum che, seppure con uno scarto minimo, ha un esito negativo per il trattato costituzionale. Quindi anche qui vedete una crocetta a fianco del trattato costituzionale di Roma, anche questa iniziativa definita. C'è un attimo di sbandamento, di sbarrimento. Come si cerca di porre rimedio a questa situazione di crisi? Col trattato di Lisbona del 2007, che rappresenta comunque una diminuzio capitis delle prerogative previste dal trattato costituzionale di Roma. Viene prefigurata la creazione della figura dell'alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell'Unione Europea, un titolo roboante ma che ha ben scarse attribuzioni. Si tratta di un mero coordinatore delle politiche estere e di sicurezza degli Stati nazionali, in quanto gli Stati membri tengono saldamente in pugno le loro prerogative in materia di politica estera e di difesa. E vediamo alcune caratteristiche dell'Unione Europea. L'Unione Europea è un gigante economico e commerciale, ma dal punto di vista politico è poco significativa. Henry Kissinger, segretario di Stato americano negli anni 70, indispettito dalla vacuità, dall'inconsistenza delle iniziative europee, ebbe a chiedere al suo staff: ma chi devo chiamare? Che numero di telefono devo fare se voglio parlare con l'Europa? È una battuta che ha fatto storia, che sta a indicare come sia difficile distinguere chi fa cosa in un mondo in cui tecnocrazia e burocrazia dominano sovrani. Nel 2013 Jacques Delors, presidente della Commissione Europea per due mandati successivi, dall'85 al 95, giocando sull'assonanza con UFO, ebbe a definire l'Unione Europea un UPO, un Unidentified Political Object, un oggetto politico non identificato. E il nostro Giuliano Amato, nel 2015, la definì un ermafrodita, un'entità ibrida non meglio definita, che vive nel limbo ed è incapace di spiccare il volo verso mete più ardite. C'è senz'altro, quindi, una necessità di maggiore integrazione e peso politico dell'Unione Europea. È uno stimolo perché questo avvenga, può venire da qualcosa di superiore alla potenza economica, ed è la cultura europea, ma su questo torneremo fra poco. Di certo dobbiamo riconoscere che la libertà e la sicurezza dell'Unione Europea non sono scontate a causa della crescente eterogeneità e talvolta ostilità del resto del mondo. E questo è il motivo per cui la cooperazione tra Unione Europea e NATO deve essere più efficace. E facciamo un raffronto tra le capacità militari e civili di pronto intervento di NATO e Unione Europea. Nel settore militare abbiamo l'assoluta preponderanza della NATO. La NATO dispone della NRF, della NATO Response Force, una forza che ha una componente immediata e una componente rapida, e dispone di 30.000 militari di esercito, marina, aviazione e marines. Mentre l'Unione Europea dispone di due European Union Battle Group. Il Battle Group è un gruppo tattico interforze della consistenza di 1.500 elementi. Quindi abbiamo due Battle Group, due per 1.500, 3.000, a fronte dei 30.000 militari di cui dispone la NATO. Con la differenza che mentre la NATO Response Force è stata impiegata operativamente in più occasioni, i battle group dell'Unione Europea non sono mai stati utilizzati operativamente. Nel settore civile il discorso si rovescia. L'Unione Europea ha l'assoluta preponderanza del settore civile, è in grado di condurre operazioni di polizia, è in grado di provvedere al rafforzamento dello Stato di diritto dei paesi in cui interviene, è in grado di supportare l'amministrazione civile di questi paesi, è in grado di condurre operazioni di monitoraggio. Abbiamo parlato della NATO. La NATO lo scorso anno ha celebrato il suo 70° anniversario. Vi ricordate? È stata creata nel 1949. Quindi ha compiuto 70 anni lo scorso anno, ma ci si è chiesti, con il crollo del muro di Berlino, soprattutto a seguito della disintegrazione dell'Unione Sovietica nel 1991, se avesse senso ancora mantenerla in vita. È stato deciso di mantenerla in vita, ma il fatto è che NATO vuol dire North Atlantic Treaty Organization, l'organizzazione del Trattato del Nord Atlantico, quindi la sfera d'azione della NATO era ristretta al Nord Atlantico. Bene, adesso sta assumendo troppi impegni,
al di fuori di questa sfera d'azione iniziale? Bene, in realtà siamo giunti alla quarta fase della vita della NATO. La prima fase è stata la guerra fredda, la seconda l'intervento nei Balcani, la terza l'intervento in Afghanistan. Adesso abbiamo la NATO schierata nell'Europa dell'Est, va bene, a ridosso dei confini con la Russia. Chi si è un'altra domanda che ci si fa, è un'alleanza coerente o fortemente dipendente dagli Stati Uniti? Beh, gli Stati Uniti sono quelli che io definisco il socio di maggioranza della NATO, contribuendo al 22% del budget della NATO. Abbiamo presente che la NATO ha 30 paesi membri, quindi un paese che da solo contribuisce al 22% si sente in diritto di fare un po' da pilota. L'Occidente comunque non deve dimenticare che la riunificazione della Germania è avvenuta grazie a un gentleman agreement, a un accordo tra gentiluomini, tra Bush e Gorbaciov. Gorbaciov ha accettato di evacuare la Germania dell'Est, va bene? Quindi di addivenire alla riunificazione della Germania, grazie all'assicurazione che James Baker, segretario di Stato americano, va bene, aveva fatto, dicendo not one inch east, non un pollice a destra, non un pollice a destra della Germania riunificata, significando con questo che non ci sarebbe stata un'espansione della NATO a destra, né tantomeno che la NATO sarebbe giunta a una contiguità territoriale con la Russia. Invece la Russia a cosa ha assistito? La Russia ha assistito all'inglobamento, va bene, di tutta l'Europa dell'Est da parte prima della NATO e poi dell'Unione Europea, e all'acquisizione anche di 3 ex repubbliche sovietiche da parte della NATO, i paesi baltici, Estonia, Lettonia e Lituania. Attualmente, quindi, con i 3 paesi baltici, va bene, membri della NATO, la seconda città della Russia, San Pietroburgo, si trova a 100 miglia dalla NATO. Non solo, ma la Russia ha assistito a reiterati tentativi da parte degli Stati Uniti e della NATO, va bene, di inglobare anche Ucraina, Georgia e Moldova. E veniamo agli Stati Uniti. Gli Stati Uniti con Bush sono intervenuti in Afghanistan nel 2001, con Obama sono intervenuti in Siria nel 2011. In molti accusano gli Stati Uniti di agire da poliziotto globale. Trump, durante la sua campagna elettorale, col suo motto America First, aveva dichiarato di voler evitare questo impegno, ma non l'ha evitato, tanto è vero che nel 2018, per punire Assad per il presunto uso di armi chimiche contro i suoi oppositori in Siria, va bene, Trump ha autorizzato il bombardamento di Damasco e di Homs, bombardamento che ha causato numerosissime vittime civili. Cosa dice il diritto internazionale in merito al fatto che qualche nazione assuma iniziative non autorizzate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite? Dice pari in pari non abiti imperio, quindi tutti gli stati sono uguali, non esiste uno stato che possa prevaricare gli altri. Quindi ogni decisione in merito a interventi degli stati membri delle Nazioni Unite è compito del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Fatto sta che gli Stati Uniti e Trump in prima persona si è reso conto che rinunciando a questo ruolo di poliziotto globale, gli Stati Uniti non avrebbero più il controllo delle rotte di navigazione, degli accordi di libero scambio e di esplorazione petrolifera, né sarebbero in grado di formare coalizioni ad hoc, come fanno attualmente, a vantaggio del governo degli Stati Uniti e delle aziende degli Stati Uniti. Attualmente gli Stati Uniti hanno 300.000 GI, GI sta per Government Issue, sono i militari degli Stati Uniti e sono presenti in 177 paesi. Tenete presente che gli Stati membri delle Nazioni Unite sono 193. Ciò comporta costi elevati e usura da impiego eccessivo. Si sta facendo strada negli Stati Uniti una critica interna, dice, ma perché non aumentiamo l'impegno diplomatico e riduciamo il ricorso istintivo alla potenza militare? Fatto è che Obama ha deciso a suo tempo di addestrare e dare armi alle cosiddette forze democratiche siriane, armi che sono poi finite nelle mani dell'ISIS e sono state usate contro gli stessi americani.
Quindi è caso di dire che garantire pace, governance globale e sicurezza è compito esclusivo delle Nazioni Unite. E veniamo alla Cina e alla Russia. Cina e Russia che hanno relazioni difficili con gli Stati Uniti. La Cina colpita da dazi e la Russia da sanzioni e da embargo. Entrambe le nazioni sono state considerate revisioniste, competitori strategici e rivali in numerosi documenti del Ministero della Difesa e del Ministero degli Esteri statunitense, documenti che risalgono al 2017 e al 2018. Come hanno reagito Cina e Russia? Beh, conducendo nel 2018 una vasta esercitazione, la Vostok 2018, che ha visto la partecipazione di più di 300.000 militari tra Russia e Cina. E nel 2019 hanno condotto due altre esercitazioni, la Joint Sea, una vasta anche questa esercitazione navale, e la CSTO, una esercitazione terrestre. Putin è arrivato al quarto mandato, Xi Jinping al secondo mandato. È probabile che li vedremo ancora sulla scena politica del mondo per ulteriori mandati. Cosa hanno avviato Putin e Xi Jinping? Beh, la Cina ha avviato la Belt and Road Initiative e la Russia la Eurasian Economic Union. Sono due iniziative infrastrutturali, va bene, che vogliono estendere la rete infrastrutturale dall'Asia all'Europa e all'Africa. La Belt and Road Initiative è conosciuta anche come via della seta terrestre e marittima. Cina e Russia hanno dato vita nel 1996 alla Shanghai Cooperation Organization. È un'organizzazione di natura politica, di sicurezza ed economica che annovera attualmente tutti i paesi del centro asiatici, India, Pakistan e Iran, e ulteriori stati asiatici hanno avanzato la richiesta di adesione. La Shanghai Cooperation Organization è anche conosciuta come la NATO asiatica. E veniamo ad alcune caratteristiche di Cina e Russia. Beh, hanno ben 4.000 km di frontiera comune e i loro rapporti iniziali dal 49 al 60 si possono considerare una luna di miele, definita luna di miele, perché andavano d'amore e d'accordo. Poi dal 61 all'89 hanno avuto un periodo di crisi, ho definito divorzio confronto. Nel 68 addirittura, lungo il fiume Ussuri, che è un fiume di confine tra i due stati, ci sono stati scontri tra militari cinesi e militari russi. Fortunatamente non si è giunti ad un conflitto vero e proprio. Mentre nella primavera di quest'anno Cina e Russia hanno costruito in corrispondenza del fiume Amur, un altro fiume di frontiera tra le due nazioni, hanno costruito un enorme e modernissimo ponte ferroviario e stradale. Quindi i rapporti tra le due nazioni sono cordiali e in Cina c'è un grande rispetto per Putin, che è considerato uno statista di primo ordine. Entrambe, Cina e Russia, sono d'accordo nell'affermare che l'attuale caos nel Medio Oriente è stato causato dagli interventi sconsiderati dell'Occidente. Per quanto riguarda l'economia e la finanza, entrambe le nazioni mettono in dubbio che il dollaro americano continui a costituire la valuta internazionale. Ed entrambe stanno già utilizzando il rublo e il renminbi come valuta di scambio asiatica, va bene, per il momento nelle interazioni tra di loro e con l'Iran, ma è loro intenzione di estenderlo all'Asia. Russia e Cina come si presentano al mondo? Come attori globali di sicurezza e di stabilità strategica. Le relazioni sono ottime al vertice e alla base, abbiamo visto che Xi Jinping e Putin vanno molto d'accordo, e entrambe hanno capito che otterranno un maggior guadagno cooperando strettamente tra di loro e hanno già siglato e messo in atto importanti accordi di cooperazione nel settore energetico, nel settore nucleare e nel settore aerospaziale. In Russia gli staff di sinologi sono in costante incremento, quindi sempre più russi stanno imparando il cinese. Entrambi sono consapevoli dei tentativi degli Stati Uniti di creare rivalità tra di loro, quindi
sono entrambe d'accordo nell'ostacolare questi tentativi degli Stati Uniti. Entrambe sono convinte che il futuro sarà dominato dalla competizione. In questo contesto si inserisce l'allarme che Brzezinski, consigliere di Stato di Jimmy Carter alla fine degli anni 70 e inizio anni 80, ha fatto nel 2016, l'anno prima di noi. Brzezinski è morto nel 2017. Di cosa ha avvertito Brzezinski il mondo intero? Che probabilmente stiamo assistendo alla fine di 500 anni di dominio mondiale dell'Occidente. E veniamo all'Indo-Pacifico. L'Indo-Pacifico è un concetto recente, va bene, è un contesto con valenze strategiche relativo all'espansionismo cinese. La Cina si sta espandendo nel Mar Cinese, rivendicando il possesso di isole, isolotti e scogli del Mar Cinese, e si sta espandendo anche nell'Oceano Indiano. È del 2017 la creazione di una base militare cinese a Djibouti, nel Corno d'Africa. L'Oceano Indiano, con questo nuovo concetto, sostituisce l'Atlantico, quale più importante e strategico corridoio commerciale. Oceano Indiano, che era dominato nel 1400 da una flotta cinese, da una potente flotta cinese guidata dall'ammiraglio Zheng He, flotta cinese che aveva navi lunghe 120 metri, quindi navi oceaniche. Tenete presente che la Santa Maria, la nave ammiraglia di Cristoforo Colombo, va bene, aveva una lunghezza che non raggiungeva i 30 metri. Quindi già nel 1400 la Cina era la nazione più avanzata in carpenteria navale, in ingegneria navale. È vero, questa flotta cinese che praticamente dominava l'Oceano Indiano, va bene, e alcuni sostengono che abbia addirittura raggiunto le sponde pacifiche dell'America del Nord. Ma sono in atto verifiche e ricerche per validare o meno queste ipotesi. Però questa flotta cinese, la dinastia Ming l'ha tenuta fino a un certo punto, poi ha deciso di non proseguire nella posizione di navi e, a seguito della scoperta dell'America e della circumnavigazione dell'Africa, va bene, si è creata nell'Oceano Indiano una notevole presenza occidentale, prima con mercanti, poi con esploratori e poi con militari. Attualmente l'Oceano Indiano è molto estremamente importante, va bene, per la Cina, per l'import e l'export dall'Africa e dal Medio Oriente. Per contenere questo espansionismo cinese, gli Stati Uniti hanno avviato un'iniziativa chiamata Quadrilateral Security Dialogue. Praticamente è una coalizione di stati che sono contrari all'espansionismo, alle prevaricazioni, al bullismo della Cina. La Cina è grande e grossa e quindi intimorisce i vicini. Gli Stati Uniti cosa hanno realizzato? Hanno realizzato una cintura di contenimento, va bene, costituito dagli stati confinanti più importanti della Cina. Quindi abbiamo a sud l'Australia, a ovest l'India e ad est il Giappone, e sono inseriti anche gli Stati Uniti. Il loro motto è il Mar Cinese, non è territorio integrale cinese, quindi le rivendicazioni della Cina su isole che sono molto distanti dalla terraferma cinese, va bene, non sono legittime. Come si considera la Cina al giorno d'oggi? Si considera sempre l'ex celeste impero, attualmente una potenza regionale che pretende rispetto e deferenza. Era previsto che fosse la prima potenza economica globale nel 2030, adesso i termini sono un po' slittati, si parla di 2040-2045, ma è destinata in ogni caso a divenire la prima potenza economica globale. E come percepisce la Cina questo Quadrilateral Security Dialogue di cui abbiamo parlato? Chiaramente la percepisce come una strategia di contenimento da parte degli Stati Uniti. Quindi affetta sindrome d'accerchiamento, adotta una politica del bastone e della carota con gli stati asiatici, in particolare con il Vietnam, con la Malesia e con le Filippine. E questo Belt Road Initiative, via della seta terrestre e marittima, è in realtà un progetto infrastrutturale e uno strumento di difesa contro l'accerchiamento geopolitico degli Stati Uniti. Avevamo parlato delle rivendicazioni territoriali cinesi nel Mar Cinese. Bene, le rivendicazioni riguardano in particolare le isole Senkaku e numerose altre isole e isolotti.
La Cina ha anche iniziato a costruire isole artificiali. La prima isola artificiale costruita, realizzata dalla Cina, è stata l'isola Subi, nell'arcipelago delle Spratly. È un'isola che ha una base militare, un porto e un aeroporto. Questa è la prima di una serie di isole che sono in costruzione da parte della Cina. La Cina attualmente dispone di 3 catene di isole, la prima che va dal Giappone alle Filippine, la seconda dal Giappone all'Indonesia, la terza che va dalle Hawaii all'Alaska e Nuova Zelanda. È probabile che la Cina realizzi altre 2 catene di isole, una che va da Pakistan, dal Pakistan di Eurasia, e la quinta dal Corno d'Africa a Sudafrica. L'impiego delle isole per cosa è utile? Per la proiezione di potenza cinese con forze marittime, terrestri e aeree. Alcune considerazioni su Stati Uniti, Unione Europea, Cina e Russia. Gli Stati Uniti devono evitare atteggiamenti provocatori nei confronti di Cina e Russia, tutto sapendo che le due nazioni adesso stanno navigando congiuntamente. L'Unione Europea deve divenire più rilevante, politicamente rilevante, più unita e federale. Gli Stati europei devono rendersi conto che in questo mondo complesso e conflittuale le dimensioni contano, la stazza conta, e quindi anche i più grandi Stati europei, come la Germania, sono solo dei pesciolini che vivono in un laghetto in cui nuotano balene che si chiamano appunto Stati Uniti, Cina e Russia. L'Unione Europea deve quindi essere in grado di favorire una collaborazione tra gli Stati Uniti da una parte e Cina e Russia dall'altra, per rispondere anche con efficacia a minacce future e ad emergenze mondiali. C'è in definitiva un grande bisogno dell'Unione Europea per affermare la democrazia, la giustizia, la libertà e il rispetto dei diritti umani. Veniamo alle Vie della Seta, abbiamo citato prima. Vie della Seta è una denominazione coniata agli inizi del secolo scorso dal barone Ferdinand von Richthofen, insigne geografo e geologo russo. Von Richthofen probabilmente farà venire in mente Manfred von Richthofen, meglio noto come barone rosso, l'asso dell'aviazione tedesca, con al suo attivo 81 aerei nemici abbattuti. Bene, Manfred von Richthofen è il nipote di Ferdinand von Richthofen. Ma veniamo alla definizione di vie della seta. È l'asse di rotazione del globo, è il crocevia di civiltà dall'est del Mediterraneo all'Oceano Pacifico, con scambi commerciali, scientifici e filosofici, e con la nascita e diffusione di giudaismo, cristianesimo, islam, buddismo e induismo. Il fatto è che il testimone del progresso è passato dall'Asia all'Europa con Colombo e De Gama, Colombo con la scoperta dell'America e De Gama con la circumnavigazione dell'Africa. L'Europa è divenuta improvvisamente da appendice insignificante della massa euroasiatica, da regione isolata e stagnante, divenuta il fulcro di comunicazione nonché punto mediano tra Occidente e Oriente. Cosa è successo allora? La storia è stata distorta e manipolata, con l'Occidente dominatore del mondo da sempre e con l'Asia considerata sottosviluppata e inferiore. Ma cosa ha detto Xi Jinping? Beh, dalla fine del XX secolo sino ad oggi, Xi Jinping e Putin affermano che l'Europa e gli Stati Uniti hanno dato avvio a iniziative disastrose, impegnati a cercare di mantenere una posizione di dominio tra est e ovest, ma nonostante la narrazione e la celebrazione dell'Occidente stiamo assistendo al ritorno prepotente di popoli e di civiltà ignoranti. C'è quindi la necessità di affrontare consapevolmente, senza interismi, un processo ormai irreversibile. La British Petroleum ha condotto recentemente delle esplorazioni petrolifere e di gas, va bene, e ha rilevato che il 70% delle riserve mondiali di petrolio e di gas si trovano in Medio Oriente, in Russia e nel Centro Asia. Xi ha fatto 2 affermazioni. La prima l'ha fatta ad Astana, nel Kazakistan. È giunto il momento di costruire una cintura economica per le vie della seta. E poi, a Samarkand, nell'Uzbekistan, ha detto: siamo gente di razze, fedi e culture diverse, ma protese verso lo sviluppo e il progresso. Non è la nascita di un nuovo mondo, ma la rinascita del vecchio. Parlando di Samarkand,
Vale la pena forse di ricordare che secondo la mitologia greca Zeus liberò due aquile ai capi estremi del mondo e ordinò loro di volare l'una verso l'altra. Il loro punto di incontro sarebbe stato l'Omphalos, l'ombelico del mondo. Secondo i greci, l'Omphalos coincideva col tempio di Apollo a Delfi. Ma se prendiamo una cartina geografica che vada dalle coste europee sull'Atlantico alle coste cinesi sul Pacifico e cerchiamo il punto mediano, questo punto coincide, va bene, con la Repubblica Centroasiatica e possiamo senza problemi farlo coincidere proprio con Samarcanda. Samarcanda, che è stata nominata patrimonio dell'umanità e crocevia di cultura. E Hermès, va bene, ha creato un eau de toilette che si chiama Poivre Samarcanda per celebrare l'evento. Quindi, il modo in cui le vie della seta si evolveranno e muteranno plasmerà il futuro del mondo. Nel bene e nel male. Cosa deve fare l'Occidente? Deve analizzare e valutare il fenomeno con mediazione, tramite dialogo, tramite spirito e capacità di adattamento. I documenti dei ministeri degli esteri e della difesa degli Stati Uniti, del Regno Unito, della Cina e della Russia giungono attualmente alla stessa conclusione. Il dominio politico, militare ed economico, sinora appannaggio dell'Occidente, si sta spostando a Oriente. E la domanda che l'Unione Europea deve porsi è: dove arriverà la prossima minaccia? Come affrontare il fondamentalismo religioso? Come far rispettare il diritto internazionale? Come costruire relazioni con popoli, culture e regioni alla cui comprensione abbiamo dedicato troppo poco tempo? Dobbiamo evitare assolutamente che l'Unione Europea si trovi nelle condizioni descritte nella lastrina. Questa è la copertina del Brussels Times, una rivista che viene stampata a Bruxelles, destinata essenzialmente alla comunità diplomatica internazionale che vive nella capitale europea. Capitale europea, ricordo che è sede della NATO e dell'Unione Europea. Bene, avevamo parlato dell'UFO prima, ecco l'UFO che scende a Bruxelles, in Place Schumann, la piazza dove ci sono le istituzioni europee, l'alieno scende dalla scaletta, pistola in pugno, gli si fa incontro il burocrate dell'Unione Europea che vuole portare l'alieno la sua linea. E l'alieno con una goccia di sudore che gli imperla la fronte dice: ma voi volete portarmi dal vostro leader? Ma considerando lo stato del vostro pianeta, noi ritenevamo che voi non aveste alcun pianeta. C'è da dire che l'Unione Europea ha garantito 70 anni di pace in Europa. Il periodo più lungo prima di questi 70 anni di pace si è verificato proprio in Italia con la Pax Medicea di Lorenzo di Medici nella seconda metà del 400, un periodo che con umanesimo e rinascimento ha visto il fiorire di filosofia, arte e lettere. Comunque, questi 70 anni di pace in Europa sono chiaramente un esempio per il mondo intero. Europa ha una gemella nello spazio ed è una delle lune di Giove. La NASA ha scoperto su Europa un oceano ghiacciato, va bene, che ha un'estensione di circa 60.000 km cubi. E la NASA ha scoperto più recentemente che su Europa ci sono geyser di vapore acqueo alti fino a 200 km. Acqua è sinonimo di vita, che ciò sia ben augurante per il futuro dell'Europa e del pianeta Terra. Veniamo alla Stazione Spaziale Internazionale, che ospita astronauti provenienti da 5 agenzie spaziali. Beh, l'ultimo comandante della Stazione Spaziale Internazionale è stato il nostro Parmitano. Quindi le 5 agenzie spaziali che forniscono astronauti all'International Space Station sono quella europea, quella americana, quella russa, quella canadese e quella giapponese. È previsto a breve la partecipazione anche di astronauti provenienti da Cina, da India, da Brasile e da Corea del Sud. Sorge spontanea la domanda: se gli astronauti provenienti dalle più svariate nazioni della Terra sono in grado di operare fattivamente nello spazio conducendo ricerche e esperimenti, perché non dovrebbero cooperare fattivamente anche i paesi di rispettiva provenienza dalla Terra? Avevo detto che l'Unione Europea può raggiungere una maggiore unità, una
può essere più federata e più politicamente significativa grazie alla cultura europea. Bene, il 23 aprile 2014 è stato l'anniversario, il 450° anniversario della nascita di Shakespeare. Shakespeare, che è nato il 23 aprile del 1564 ed è morto il 23 aprile del 1616. Nato e morto nel giorno di San Giorgio, il patrono d'Inghilterra. Quindi un futuro radioso assicurato. Bene, il titolo del mio articolo, che è stato pubblicato il 23 aprile 2014 sulle pagine culturali del giornale di Vicenza, è Il ruolo del bardo come poeta filosofico e promotore del progetto europeo. Questo l'indice, mi soffermerò brevemente su Shakespeare e l'Europa e sulle conclusioni. Cosa dico di Shakespeare e l'Europa? Le sue opere hanno caratterizzato in modo decisivo la cultura europea, riflettendo la trasformazione artistica, sociale e politica dell'Europa e sviluppando modelli teatrali e culturali, stimolando mutamenti storici, così da plasmare un senso di identità comune europea. Nelle conclusioni cosa dico? Per centinaia di anni la gente ha trovato in Shakespeare le parole per esprimere i loro sogni e i loro sentimenti più profondi di speranza, di amore e di paura. Le opere di Shakespeare hanno viaggiato al di fuori del teatro e sono diffuse in tutto il mondo. Nel 2012 lo Stato nuovo del Sud Sudan ha celebrato la sua indipendenza dal Sudan dopo due guerre civili, rappresentando il Cimbellino in arabo. Il Cimbellino è un'opera tarda di Shakespeare, è quello che viene definito un pasticcio, una rivisitazione di opere precedenti, infatti ci sono chiari riferimenti a Giulietta, Romeo, a Relia e a Otello. Continuo dicendo, Shakespeare era presente anche a Robben Island, la prigione sudafricana dove negli anni 70 molti leader dell'African National Congress, che si opponeva all'apartheid, erano imprigionati. La sua opera Omnia fu clandestinamente introdotta a Robben Island e a ciascun membro dell'African National Congress incarcerato fu chiesto di scegliere una frase, un passaggio che gli piacesse in modo particolare. Nelson Mandela scelse un passaggio sul coraggio e sulla morte tratto da Giulio Cesare. I codardi muoiono molte volte prima di esalare l'ultimo respiro. Il valoroso assapora la morte una sola volta. È quella che è definita la Bibbia di Robben Island, adesso un elemento storico della lotta contro la paura. Mi diverto anche a scrivere dialoghi tra personaggi del mondo della letteratura, della storia e della scienza. Bene, il primo dialogo che ho scritto, rappresentato proprio qui in biblioteca a Bassano del Grappa, è stato il dialogo tra Shakespeare e Cervantes. Shakespeare cosa dice? A proposito di sogni, pensi che sia un sogno realizzabile quello che di tanto in tanto viene proposto dal Parlamento europeo? Cervantes, ma a cosa ti riferisci? Alla proposta che ci riguarda entrambi, in questo periodo storico complesso, sembra non esserci più un collante per l'Europa. Di conseguenza, secondo alcuni parlamentari europei illuminati, spetterebbe oggi a me e a te promuovere e rappresentare la tradizione culturale europea e risollevare la civiltà occidentale da questa sorta di paralisi e apatia in cui è piombata da ormai troppo tempo. Il futuro dell'Europa dipende da qualcosa di superiore alle politiche economiche e fiscali e noi possiamo simboleggiare il pensiero, l'arte e la cultura europei nel dialogo con molte altre voci culturali in tutto il mondo. Cervantes. Penso che sia un'ottima idea attingere alle nostre opere e al nostro messaggio per rivitalizzare la cultura e la civiltà europea in modo che il mondo occidentale torni a costituire un punto di riferimento per gli ideali di libertà, democrazia, di giustizia e di rispetto dei diritti umani. E con questo, signori, ho terminato la mia esposizione. Ringrazio per la vostra attenzione. Buona serata.